Mitch, un primo tempo in cui abbiamo chiuso in vantaggio la partita, segnato una meta a un Garbisi anche all'inizio del secondo tempo, poi cosa è successo nel finale di partita? Penso che anche là non siamo riusciti bene a tenere i nostri palloni, a uscire dalle zone rosse, diciamo, dalla nostra metà campo, e questo ci ha messo sotto pressione in tante occasioni, ha dato opportunità alle Samoa per segnare, e poi ovviamente non siamo stati abbastanza accurati. Questo ovviamente ha fatto sì che insomma, l'economia della partita sia passata nelle loro mani, e anche quando abbiamo avuto l'occasione alla fine, insomma, non siamo riusciti a sfruttarla, nonostante avessimo un drive che stava funzionando abbastanza bene, e questo ovviamente siamo molto amareggiati. Penso che, insomma, adesso già da domani, già da stasera, dobbiamo subito iniziare a pensare alla partita contro Tonga, perché sarà tra 7 giorni e nel mezzo abbiamo 2 voli da prendere, ma allo stesso tempo vogliamo rifarci, vogliamo subito rimettere in carreggiata questa squadra e, insomma, andarci a prendere quello che tanto vogliamo alle Tonga.